Ora si posizionano le pedane a pavimento, le panche ed i poggiatesta. Le pareti sono già attrezzate per ospitare i pezzi, basta quindi appoggiarli con cura. Dopo aver liberato la stufa dall'imballo, si monta la protezione fissandola con viti alla parete. La protezione va posizionata nel rispetto delle istruzioni fornite a corredo. L'installazione prevede che il lato superiore della protezione risulti almeno 2 cm sotto il bordo superiore della stufa. Si riempie quindi la stufa con i sassi a corredo forniti già lavati. È consigliabile comunque lavarli nuovamente prima di inserirli all'interno del generatore di calore. Le pietre più piccole devono essere collocate nel fondo del telaio, quelle più grandi in superficie. Per garantire una corretta circolazione dell'aria, le pietre non devono essere troppo vicine le une alle altre. Le pietre devono essere inserite una sull'altra senza ammassarle. Devono coprire adeguatamente lo spazio sopra le resistenze della stufa, consentendo però una libera circolazione dell'aria. Nella parte frontale, lato sinistro, in basso nella parete impianti, è presente una piccola feritoia che funge da presa d'aria della stufa e non deve mai essere coperta. È il momento di corredare la sauna con i suoi accessori, il mastellino, il mestolo e la clessidra, che si posiziona sulla parete come vediamo fare dall'operatore. Per completare l'aspetto estetico, vengono forniti 2 profili di finitura che possono essere montati sulle pareti. Uno, nel nostro caso, perché una parete è a muro. 2, nel caso di montaggio della sauna al centro stanza. Ultima fase, i collegamenti elettrici. Innanzitutto si inserisce il connettore proveniente dalla parete impianto nella plafoniera per cromoterapia, indifferentemente in uno dei 2 ingressi. L'altro cavo, proveniente dalla parete impianto, termina in una scatola elettrica fornita in dotazione che deve essere siliconata e posizionata sul soffitto della sauna. Si allaccia quindi la linea elettrica che deve essere protetta a monte da interruttore magnetotermico e dispositivo differenziale. Come indicato chiaramente sul coperchio della scatola elettrica, la sauna può essere alimentata a 230 V monofase o 400 V trifase.
Nel caso di alimentazione a 230 volt monofase, come vediamo, i ponticelli fissati nei morsetti devono restare al loro posto. Si allacciano quindi i cavi di messa a terra, il neutro e la fase. Nel caso di alimentazione a 400 volt trifase, i ponticelli devono essere rimossi. Si collegano quindi i cavi di messa a terra, il neutro e le fasi. Si chiude quindi la scatola elettrica. La sauna Coco è pronta. Si procede ora al collaudo degli impianti. Attraverso il pannellino di controllo si verifica innanzitutto il funzionamento della plafoniera con cromoterapia a LED. Tutto perfetto. Ora si collauda la sauna. Il pannello ci indicherà il raggiungimento della temperatura programmata. Tutto è pronto. Al nostro cliente benessere e relax. A noi tecnici, la soddisfazione di aver installato con facilità e professionalità una sauna di altissima qualità FGB.